Ragazzi, e benvenuti in questa nuova puntata da Computer Museo. Oggi spiegherò come collegare un Atari ST1040 a un televisore. Attenzione, questo procedimento non può funzionare nella maggior parte dei televisori LCD. Infatti me ne sono accorto dopo, perché non c'è il famoso canale 36, cosa che nelle vecchie MIVAR ci sono. E praticamente dopo una ricerca con il telecomando troviamo il canale. Ovviamente il procedimento potrebbe funzionare su alcuni televisori, ma quelli LCD, proprio inizio era LCD, quindi quelli lì potrebbero funzionare. Bene, a questo punto andiamo a spiegare come creare il cavo, cosa serve, ve lo spiego subito dopo, quindi vabbè, senza perdere tempo iniziamo il tutorial. Bene, a questo punto cosa dobbiamo fare? Allora, prendiamo un cavo di tipo maschio di quelle dell'antenna della TV, questo tipo. E poi speliamo i due cavi, sia questo qua, che sarebbe il meno, e questo qua, che sarebbe il più praticamente, però non si chiama più e meno. E allo stesso modo facciamo con il cavo composito. Possiamo benissimo prendere un cavo composito video o audio, tanto sono lo stesso connettore. Bene, a questo punto cosa dobbiamo fare? Il meno, che sarebbe questo qui, il negativo, questa la barra circolare, questa qua sotto, si deve collegare con il meno di questo qua, cioè questa parte, la parte dell'involucro esterno. E facciamo in questo modo. Ok? Cerchiamo di far combaciare tutte e due le cose. In questo modo. Perfetto. A questo punto il filo che rimane tagliamolo via in questo modo. E poi la stessa cosa facciamo con il più, con questo qua. Attenzione, i cavi questi qua sono molto fragili, quindi si rompono immediatamente e come niente. Bene, a questo punto abbiamo fatto il connettore praticamente, quindi senza problemi siamo già pronti. Abbiamo già creato il cavo senza problemi. Andiamo a prendere un po' di nastro adesivo. Io prendo lo scotch perché ecco pure finito. E facciamo e chiudiamo tutti e due i cavi. Ok. Anzi, guardate, ho trovato il nastro adesivo. Allora, prendiamo questo qua e ci facciamo un bel giro intorno, in modo che i due cavi non si toccano più. Ok? Questi cavi non trasportano tanta tensione, però una scossetta ve la dà lo stesso, quindi state attenti a come li chiudete. Ogni tanto i cavi dell'antenna vi danno la scossa ogni tanto, invece questi qua forse non lo so bene, però vabbè, comunque state attenti lo stesso. Bene, a questo punto vi dovrebbe risultare una cosa del genere. Quindi adesso andiamo a preparare la sintonizzazione. Bene, una volta collegato tutti i cavi, come vedete, uscirà questa cosa. Praticamente è pienamente funzionante su un televisore normale. Ovviamente noi stiamo utilizzando una vecchia MIVAR. Nelle prossime puntate, probabilmente sempre dell'Atari, spiegheremo come mettere a posto il lettore floppy e sostituire le parti rotte. E basta. Quindi ci rivediamo alla prossima puntata del Computer Museum appena possibile. Ciao!